Questo video, il giusto tipo di seduzione che le donne bramano e a cui non sanno resistere. Allora, prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Iscrivendoti attiva la campanella ovviamente perché così i video nuovi li vedrai. E veniamo quindi al tema: il giusto tipo di seduzione che le donne bramano e al quale non sanno resistere. Allora, se tu vuoi sedurre una donna, devi tenere presente un fatto fondamentale: che le donne amano essere sedotte. Diciamoci la verità. Se tu seduci una donna nel modo giusto, le dai motivazioni, la fai sentire femmina, la fai sentire femminile. E questo non è un qualcosa da poco, è un qualcosa di molto importante, perché se tu fai sentire una donna femminile, se tu fai sentire una donna femmina, le darai possibilità di conquistare, le darai la possibilità di sedurre, di essere sedotta e di giustificare il fatto di essere stata sedotta. Tieni presente questo, che una donna, come dire, per sua natura, ama che gli uomini la corteggino. Una donna, per sua natura, ama che gli uomini, come dire, siano interessati a lei. E lei è disponibile a darla, tra virgolette, la sua stima, la sua considerazione, però deve darsi una giustificazione, perché, come dire, se non è una di quelle che si fa pagare, allora la giustificazione è mi faccio pagare, oppure una che cerca di sfruttare gli uomini in qualche modo, economicamente, allora dice gliela do in cambio la stima e la considerazione, ovviamente, in cambio di, che ne so, viaggi, cene, regali, bla bla bla, questo allora è uno scambio. Ed è per questo che non serve, cari uomini, spendere soldi con le donne, spendere più di tanto, diciamo, perché molti uomini hanno questa fissa, e vabbè, ma le donne cercano i soldi, e vabbè, ma le donne, e vabbè, ma se non c'è i soldi non riesce a sedurre nessuna, e gni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 gn
i loro fallimenti per giustificare il fatto che non riescono a sedurre una donna. E allora diranno: le donne sono tutte stronze, le donne la danno solo a quelli ricchi, se loro sono poveri, oppure se sono ricchi e brutti diranno: le donne le danno solo a quelli belli, se sono ricchi e belli non le danno nemmeno, allora sono anche coglioni, cioè le donne danno solo a quelli intelligenti. E vabbè, insomma, comunque trovano sempre delle scuse. In realtà una donna ha bisogno di sentirsi corteggiata nel modo corretto e deve percepire uno scambio. Allora, la cosa fondamentale è un tipo di seduzione che le donne bramano, desiderano e alla quale non sanno resistere, e se tu sai creare una connessione emotiva con la conversazione. Cosa vuol dire creare una connessione emotiva? Nel dialogo devi fargli capire che sei sulla stessa lunghezza d'onda, che hai capito quali sono i suoi turbamenti, quali sono le sue fragilità emotive, e hai capito, e gliele amplifichi per poi risolvergliele tranquillamente. La soluzione è: dammela la tua stima e considerazione, esci con me, fidanziamoci, insomma, quello che è. Come fare a creare una connessione emotiva nella conversazione? Beh, andando a stimolare le sue emozioni. Intanto all'inizio cerca di ricalcare, di riprendere le parole che dice, di riformulare in un altro modo. Lei deve percepirti come simile a te, utilizza i suoi canali comunicativi, visivo, uditivo, cinestesico, utilizza i suoi metaprogrammi, fai leva sui suoi metaprogrammi. Se lei è, diciamo, una persona che va verso nuove possibilità, falle percepire che tu le darai nuove possibilità di crescita, di sviluppo. Se lei se ne va soltanto se è in grosse difficoltà,
nella vecchia situazione, farle percepire le grosse difficoltà nella vecchia situazione in modo tale che poi possa venire con te e sentire un'attrazione. Se lei autoreferenziale, farle percepire che sarà lei ad aver preso la decisione di stare con te. Se lei eteroreferenziale, utilizza un metodo più diretto, più, un po' più autoritario, insomma, dobbiamo stare assieme. Ecco, quindi sono tutte le caratteristiche che tu devi utilizzare. Utilizza ovviamente la psicologia inversa, cioè farle percepire che ci sono tante donne, indirettamente ovviamente, non è che devi raccontare io ho questo, io ho quell'altro, ma lei deve percepire indirettamente che ci sono tante donne che sono interessate a te, quindi, sarà lei a desiderarti, sarà lei a desiderare di compiacerti, dalle delle emozioni. Cerca di capire quali sono i suoi serbatoi di alimentazione emotiva. Se fosse l'abbandono, un po' devi farglielo percepire. Se fosse il rifiuto, un po' devi farglielo percepire, frenzonandola, farla sentire come un'amica. Perché ovviamente non devi rifiutarla in modo tale che la parte logica prenda le distanze, dirgli non me ne frega niente di te, levati dalle palle, sei una cretina, per dire. Perché se tu metti in atto questo, ovviamente inneschi meccanismi di difesa, ma se tu non fai questo e la frenzoni, la fai sentire un po' come dire un'amica, diciamo, insomma, fai percepire che non c'è attrazione, che tu non provi attrazione, in qualche modo la stuzzichi, perché una donna desidera essere femminile, una donna desidera attrarre anche sessualmente un uomo, e quindi se tu giochi su questo, lei si sbilancerà sempre di più. Ecco, questo, tutto questo significa creare una connessione emotiva ed è un tipo di seduzione che una donna brama e alla quale non sa resistere. Un altro tipo di seduzione è, diciamo, farti vedere come un uomo equilibrato, un uomo, il cosiddetto maschio alfa o maschio sigma, che non è che devi fare chissà che cosa, ma tieni presente che le donne incontrano tanti coglioni, tanti uomini pieni di problematiche, che sono ad esempio, che ne so, hanno dipendenze, bevono, fumano, si drogano, sono spiantati, insomma, sono pieni di problemi, sono squilibrati emotivamente. Quindi già il farti vedere una persona equilibrata, una persona sicura di se stessa, una persona che non le sbava dietro, una persona che valuta, quasi come le facesse un test, vediamo se questa donna ha le caratteristiche giuste che vanno bene per me. Ecco, questo è molto importante, perché interagendo in questo modo, semplicemente in questo modo, verrai etichettato come un maschio interessante, verrai etichettato come un maschio alfa, verrai etichettato come un maschio che merita. Ecco, quindi questo è un altro tipo di seduzione molto molto importante. D'altra parte richiede da parte tua un equilibrio. Se tu sei squilibrato, prima vatti a riequilibrare e poi dopo metti in atto questo tipo di seduzione. E poi il terzo tipo di seduzione è quello di fare un corteggiamento dove entri dentro la sua anima, comprendi dal suo linguaggio non verbale quelle che sono le sue esigenze, mordicamente delle labbra, un mettimento delle labbra, il carezzamento dei capelli, e quindi giochi su queste esigenze amplificandole e comprendi di fatto i bisogni profondi e i turbamenti di una donna. Ecco, una donna che si sente compresa a fondo si innamora. Ad esempio, che ne so, se lei parla del fatto che dei suoi genitori e sulla figura paterna, magari, che si è allontanata, va indietro un po', tu parli della figura paterna, va indietro, tu capisci che ha avuto un conflitto, allora le dici, ma guarda, sento, percepisco che tu comunque hai avuto un forte conflitto con tuo padre, che devi ancora risanare, devi ancora, ecco, e vedrai che lei ti farà dare segnali di gradimento, linguine, carezzamento dei capelli, e si sentirà compresa nella sua intimità, e questo la farà sentire, si innamorerà. Guarda, posso garantirti che se tu fai questo, se riesci a farlo, se hai la sensibilità giusta per farlo, la farai tranquillamente innamorare. La farai tranquillamente innamorare.
Ecco, questi sono i giusti tipi di seduzione che le donne bramano veramente, desiderano, e alle quali non sanno resistere, non sanno letteralmente resistere. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale, appunto questo canale qua che è appena nato, di come sedurre le donne, insomma, che serve agli uomini ovviamente per sedurre le donne, ma anche alle donne per imparare a sedurre gli uomini. Per questo video